In the previous episodes of La Mia Routine. Volevo informarvi che ho acquistato un piedaterra da 1000 metri quadri alle pendici del Vesuvio. Cazzo, ma è infinita. Ciao, come stai? Senti, adesso me la ritrovo sotto lo stesso tetto e questa cosa dovrebbe essere anche un vantaggio. Però non trovo la forza di buttarmi. Che devo fare? La prima cosa da fare, secondo me, dovresti parlare con Silvio. Perché lo sai, è troppo geloso. Ciao, Franci. Ciao, Simo. Questo è per te. Fatto con le mie mani. Secondo me non dovresti perdere tempo. Secondo me. Credo che sia questo il momento. Ora o mai più. La mia routine è fatta di scelte. Sono alla sveglia. Che faccio? Rimando o mi alzo? Prima scelta. E così via per tutta la giornata. Sceglierò se fare colazione a casa o se prendere un caffè al volo. Se per andare all'università farò la solita strada o se passerò per il tabaccaio. Sperando magari di trovare la clipper che tanto manca alla mia collezione. Poi forse sceglierò se saltare il primo corso della giornata o se seguire comunque con gli occhi attaccati allo schermo del cellulare. Sceglierò se fumare o no. Fumo attivo, intendo, perché tanto quello passivo lo aspiri uguale. Sceglierò se dormire in classe o se magari recuperare un po' di sonno a casa. O addirittura se fare entrambe le cose. Sceglierò se guardare i Simpson dopo pranzo. Scherzo, i Simpson non si rifiutano mai. Sceglierò se studiare il pomeriggio o se scendere coi ragazzi. Se andare alla solita festa di Nick o se rimanere a casa con Ulderico per uno scarabeo. Sceglierò che faccia indossare. Tutti i giorni. La mia routine, dicevo, è fatta di scelte. E già mi vedo a scegliere tra un mese o 10 anni. Scelte del tipo: che cravatta indosserò oggi? Uno o due cucchiaini di zucchero nel caffè. E poi mi guardo attorno e vedo la gente scegliere. Occhi di vetro. Sguardi eternamente indecisi alla ricerca ininterrotta della scelta giusta. E più ci pensi, più te ne allontani. Come con la ragazza dei tuoi sogni. E poi arriva puntuale il momento in cui il pensiero diventa così forte da annebbiarti la mente. E tutte quelle scelte che vedevi davanti a te così nitide si perdono nel nulla. E allora agisci. D'istinto. E la tua routine diventa il tuo attimo. E le scelte faranno spazio alle emozioni. Quelle troppo brutte da vivere o quelle così belle da morire. Soldi e quattrini, io per fare un disco ho venduto volantini. Ini, mini, mini, mo. Non perdere tempo con gli sciogli lingua mo. La mattina sempre la stessa storia. Cornetto e cappuccino prima di andare a scuola. La circonmezzo piana fra, non m'aspetta. Sono le 8:30 e sono ancora in cameretta. Sono pronto, fratelli, la mia vita è questa qui. Bombo il sound nell'hi-fi, come fai? Non lo sai, vieni qui. La mia vita è un beat, premo il tasto rewind. Questa qui è la mia routine. La mia routine, la mia routine, la mia routine. La mia routine, la mia routine, la mia routine. La mia routine, la mia routine, la mia routine.
Subirnik, smettila con questa straziante melodia. Oh, ammazza quanto rompi di la secchia. Ma è per rispetto nei confronti dell'infermo Simone. Niente nei confronti dell'infermo Simone. Ma spara le parole a caso. Si può sapere cosa diavolo è successo? Però se già t'arrabbi... Io non sono arrabbiato. Il livello di decibel nella tua voce dimostra il contrario. Stai già urlando. Io non sto urlando. Shhh. E allora? E il ragazzo si sveglia. Shhh. Allora, se stai calmo, posso spiegarti tutto. Che serata infinita. Ehi tu, Simo. Basta, Simo, non puoi stare così, dai, riprenditi. È finita, Nick. In realtà non credo sia mai cominciata. Sto scherzando. Non c'è niente da scherzare. Francesca è partita e con tutta probabilità non la vedrò più per un anno o due. Sì, vabbè, che sarà mai? Confronta una vita. Tu non capisci. Non puoi capire. No, ferma. In realtà capisco benissimo. E capisco soprattutto che tu sei così per una ragazza che neanche ti merita. Ma che ne sai te? Ne so. Non ci ho mai provato. Ho perso solo tempo. E poi Chris. Prima ha fatto la più grande bastardata che abbia mai visto e poi l'ha pure lasciata. Che coglione. Simo, tu lo sai, io sono tuo amico e tutto quello che faccio è per il tuo bene. Quindi da ora in poi devi solo fidarti di me. Voglio aiutarti. Ehi barista, due spritz. Arrivano subito. Bella. Subito. Ragazzi, diciamo che al momento siamo un po' sprovvisti. Ho della Coca-Cola, della vodka, un po' di... Beh, posso farti un vodka cola? E in alternativa? Un coca e vodka. Poi i drink sono diventati 3, 4, 5 e là. E con questo siamo a 6. 7. Alziamo un altro. Subito. Porca miseria. Ci vengo pesanti stasera. Guarda, Simo, ma dai! Guarda quante ne sono! Ragazzi ovunque! Guarda, la metà di loro te la darebbe senza neanche pretendere di conoscere il tuo nome. E tu, stupido, pensi ancora a Francesca. Francesca. Ehi, ciao! Che fai? Ciao! Tu non sei Francesca. Ma chiamami come ti pare. Oh, Simone! Ma non gli assomigli per niente! Ragazzi, ma cosa sa il vostro amico? No, nulla, è semplicemente che la ragazza che lui ama è partita per sempre. E ora lui non sa più come fare, non si è ancora abituato, ecco. Che carino! Grazie. Io sono Nick, mentre lui è... Ti chiami? Simone, vogliamo andare a prendere qualcosa al bar? Qua non passa nulla. Sì? Dai, su, ci divertiamo. Ti tiriamo su di morale. Dai. Che carino. Anche a me manca la mia ex. Questa situazione non è per niente infinita. Alfiano, come nell'altro. E allora? E allora che? Come diavolo c'è finito Simone così? Questo non lo so, perché poi a un certo punto me ne sono andato, non è che sono rimasto lì. Subito Silvio, ti aiuterò io nell'arte per ricomporre questo distorto quadro. Mi trovavo anch'io lì quella sera quando accadde il misfatto. Mentre dicevo il grande talento, lui misurò la lunghezza delle piramidi. Federico. Simone, ma sei sicuro di essere ancora in possesso delle tue facoltà motorie ed intellettive? Ma che facoltà in moto? Io vado a piedi in facoltà! Ciao bello! Ciao! Perdinci, ma guarda tu cosa sei in grado di combinare ad alcol etilico! Credo che il tuo amico abbia assunto una dose alquanto elevata di C2H6O! C2H6O. Ti va di assumerne un po' anche noi? E quindi? Or dunque, al momento non vi so meno nell'altro. No, vabbè ragazzi, ma state scherzando! Aspetta, qualcosa ricordo io. E ricordo anche perché tu... Non... Come hai detto? Beh, perché non ti sovviene.
Aiuto la bomba! Ha visto il pericolo? Di sicuro se la porta a casa. Magari dopo li raggiungo. Ah? Niente. Mia sorella fa guai anche quando non c'è. Francesca? Dov'è? Ehi! Al piano! Sogno o son destro? Ho visto Simone muovere una palpebra e anche la quinta frangia della mano destra. La quinta? Si starà svegliando? No, secondo me è solo un movimento involontario causato da un tal sonno. Starà sognando qualcosa. Chissà cosa. Oddio, mi sa che esagerato un tantino stanotte. Ma dove stiamo? Diamine, Nick, c'è sempre bisogno che ti si spieghi tutto. Al momento siamo recati all'interno del subconscio di Simone e tutti noi siamo solo ed esclusivamente delle proiezioni generate dalla sua mente. Cioè, ho capito solo proiezioni, ma sta cosa è ugualmente infinita. Silvio, ma che stai guardando, scusa? Stavo valutando la possibilità di comprare tutto questo. E la mia mente non puoi comprarla. Sei sicuro? Dio. Simone, ma in questo fogno non c'è nemmeno una ragazza. In realtà c'è. Guarda un po'. Chi è? Ma quella è mia sorella. Chi ti aspettavi che fosse, scusa? Ma con chi sta parlando? Ragazzi, potrei anche errare, ma a me quello pare sia Chris. Sì, mi pare pure a me. Simo, ma dove stai, Anna? Ho un conto in sospeso. Che cazzo? Quanta rabbia, Simo. Sei una merda. Ah sì, perché? Come perché? Tu eri il mio migliore amico. E lei? Beh, lo sai quanto ci tengo a lei. Bla bla bla. Parli. Fai sempre solo questo, dai aria alla bocca. E mentre tu parlavi, io agito. Ecco però, adesso l'ho lasciata. Quindi accomodati e prenditela. Ma io già lo so, tu farai sempre solo chiacchiere. Come sempre. Vaffanculo, Chris! Oh, Simi! Allora, lo so, ti ho sentito urlare di da. E allora ho pensato che magari, dato che non c'è qui fisicamente Chris, potresti sfogarti su di lui così. Così, cioè, puoi inveire su di lui. Attento al vetro però, che è un po'... No. Non ho bisogno, Nick. Poi sono superiore. In realtà vorrei un bicchiere di latte. Vabbè. Temo sia finito. In realtà l'ho terminato io stamane. E Silvio. Silvio lui non ha provveduto a riacquistarlo. In effetti, Silvio, con tutti gli infiniti milioni che c'hai in banca, una bottiglia di latte in frigo. Idiota! Ho accompagnato mia sorella a Londra. Ah, no. Basta! Vado io. Non prendi sta cosa che mi sembra. Fattivo. Mi sta male. Com'è andato io? Il mio giubbino! Vedi, anche per voi sono giubbino. Dov'è il mio giubbino? Siete degli responsabili. È pazzo, ma a proposito di cose strane, un delitto. Ma che c'hai? Ti vedo diverso. Cosa intendi dire? Che c'è qualcosa che hai cambiato, non lo so. Non sembri più il Derico di qualche mese fa. Beh, in effetti in quest'ultimo periodo ho adottato la scelta di lasciar crescere la barba. Non pensi sia socratico? No, non è quello, è che sotto quella barba c'è qualcosa che non quadra. Che hai cambiato? Ti riferisci forse alla diversa montatura di occhiali che ho indosso? Gli occhiali? È vero! Sono proprio gli occhiali, ma ti cambiano proprio tutto, se sembri un'altra persona. E comunque. Il mio giubbino. Ehi tu,
Ciao. Questo qua è il mio giubbino. Lo so, Simone. Come sa il mio nome? Mi hai salvato la serata e mi hai evitato un'influenza. Ti ringrazio. Tutto bene? Ti sembra che vada tutto bene? Quel cretino mi ha bagnato e se n'è andato senza neanche dirmi scusami, posso rimediare? Scusami, posso rimediare? Sei ubriaco, vero? No, sono Simone. E comunque no, non sono ubriaco. E per dimostrartelo, ti darò il mio giubbino. Così starei al caldo e non rischierai l'influenza. Ciò non preclude il fatto che tu possa essere ubriaco comunque, ma ad ogni modo sei stato carino. Grazie. Anche tu sei molto carina. Grazie. Non c'è di che, ma questo è il mio giubbino e non lo darei mai a nessuno per nessun motivo al mondo. Sarà stata tutta colpa dell'alcol. Sarà stato pure l'alcol, ma sei stato forte. Tieni comunque. Ti ringrazio. Non c'è di che. Merda! Ma culo, Chris! Simo, che combini a quest'ora? È tardi! Sono caduti i bicchieri. Detto di essere superiore, eh? Da qua, vai a riposarti. Ricordati però che prima ti ha mentito su Francesca e poi l'ha pure lasciata. Buonanotte.